Tutto questo per farvi capire come sto vivendo questa bellissima estate senza Italia e mondiali, e cioè male, malissimo. I have crippling depression. Quando ho scritto il video, e cioè in data 20 giugno 2018, non ero ancora riuscito a vedere nemmeno una partita del mondiale, la gioia. Invece ad oggi, mentre lo registro, sono riuscito a vederne solamente una, cioè Belgio-Tunisia, quindi mi è andata anche bene perché ho visto ben 7 gol. Adesso invece sono letteralmente drogato con tutti gli ottavi di finale che ci sono stati. Mamma mia, che sorprese questi mondiali. Anche vero, perché comunque nel mio recente passato, nel mio paese, c'è stata una festa che noi sentiamo molto a finale Emilia, si chiama finale Estense, e quindi il weekend è stato quasi tutto impegnato lì. Sicuramente comunque con il tempo riuscirò a farmi conquistare anche da questo mondiale 2018, anche se ahimè gli azzurri non sono presenti. Inoltre, per prepararmi al meglio a questo mondiale, ho addirittura fatto una parodia, ve la metto qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione, vi invito ad andarla a vedere, secondo me è una cosa molto simpatica e carina. Ma in tutto questo, non solo che cosa sto provando adesso, ma cosa ho provato anche in passato, negli ultimi mondiali nei quali l'Italia non ha sicuramente brillato. E adesso insieme andremo a sviscerare tutte le emozioni, le sensazioni che ho provato per l'appunto in questi anni di Italia. Badate bene, le edizioni dei mondiali che andremo a vedere non sono tantissime, perché comunque faccio 26 anni tra un mese, quindi non ne ho visti tanti. Sì, sono vecchio e ormai vicino all'eterno riposo, dona mio signore. Poi all'inizio non è che ero così appassionato di calcio come sono adesso, ma di questo ho già parlato e tra l'altro riprenderemo il discorso proprio in un video che vi consiglierò di guardare subito dopo questo o addirittura prima di questo o forse anche durante, ma ci arriveremo con calma. Il primo mondiale in assoluto al quale ricordo è quello del 2002, perché mentre Baggio calciava alto a Pasadena nel 94 avevo 2 anni, quindi mi sembrava eccessivo. Nel 98 invece ne avevo ben 6, ma ero più interessato a cose come leggere Topolino. Allo scoccare della mia decade invece i ricordi iniziano a essere lucidi, ordinati e vanno tutti in una direzione. In realtà ho solamente qualche flash di quella Coppa del Mondo anche un po' bizzarra, ma sono ricordi al quale sono molto affezionato perché sono veramente i miei primi ricordi del mondo pallonaro. Pokémon era il fenomeno del momento e oro argento spingevano nelle teste di noi piccoli bambini ingenui. Ricordo che ogni ricreazione era suddivisa proprio in mostriciattoli tascabili, Beyblade e nascondini che sbucciavano le ginocchia, un giorno sì e l'altro pure. Eppure in quei caldi giorni che precedevano l'estate, queste cose erano venute meno. Una radiolina stonata all'interno del cortile annunciava le formazioni della prima partita di cui ho ricordo in assoluto, Italia-Croazia. A Kashima, in Giappone, era le 18, qua da noi, per colpa del fuso orario, erano 7 ore indietro. Ricordo che le maestre ci riunirono all'interno della palestra della scuola e ci misero davanti a una piccola televisione in bianco e nero. Sicuramente altri tempi rispetto ai mega proiettori, TV a schermo piatto, al plasma in 3D che abbiamo oggi, ma era l'unico modo per permetterci di guardare il mondiale tutti insieme. E a parlarne oggi sembrano passate ere geologiche, ma era solamente 16 anni fa. Vieri segnò il vantaggio al minuto 55, praticamente era mezzogiorno e un quarto qua da noi. Partì una folle esultanza che coinvolse tutti, tutti quanti, nessuno escluso, tranne una persona, una mia compagna di classe che tifava Croazia, perché appunto croata. Addirittura scoppiò a piangere in mezzo al delirio generale dell'esultanza. Ovviamente, come in tutte le scuole, la mattinata si interrompeva ufficialmente alle 12.30 e quindi per quell'orario siamo andati a casa. Appena varcata la porta di casa, con spiacevole sorpresa, apprendetti che non solo la Croazia aveva pareggiato, ma nel tragitto che era da scuola a casa aveva addirittura segnato il gol del 2-1. Apprendetti, l'ho detto davvero. La partita terminò proprio così, con il 2-1 croato che però non bastò alla Croazia per passare il girone. L'Italia acciuffò la qualificazione a 5 minuti dalla fine contro il Messico con un gol di Alessandro Del Piero e poi uscì contro la Corea del Sud in modi che tutti conosciamo. Quella partita probabilmente non l'ho nemmeno vista, non mi ricordo, ma sicuramente gli sfottò sono ben lucidi nel mio cervello. Byron Moreno è per forza di cose un nome e un cognome che nessun italiano si dimenticherà mai. Finirà tutto con Germania-Brasile, la doppietta di Ronaldo e Cafu che alza al cielo di Yokohama la quinta Coppa del Mondo per i brasiliani. Tra l'altro, se andiamo a leggere ad oggi, la formazione del Brasile viene la pelle d'oca, mamma mia. Fatto sta che tutti a casa e si aspetta Germania 2006. Siamo una squadra fortissimi. 4 anni dopo, infatti, si torna in Europa dai nostri vicini di casa, i tedeschi simpaticissimi, proprio gli voglio un bene che guarda. Ancora arrabbiati, infatti, per la sconfitta in finale, Klose e i compagni inseguivano il trionfo proprio in casa loro. E ovviamente sappiamo tutti,
come è finita, è andata proprio così, tutto secondo i loro piani. Mamma mia, che goduri ancora oggi. Però del mondiale del 2006 in questo video non parlerò. L'ho già fatto in passato in un altro Luca racconta, ed è per quello che vi metto qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione il link per andare a vedere quel video, che tra l'altro è uno forse dei più belli che ho fatto. C'è il cuore. Addirittura in un pezzo piango quando racconto proprio il gol di Del Piero alla Germania. Sicuramente, vista oggi nel 2018, quel format mi appare un po' vecchiotto, però magari un mi piace, un commentino, proprio per la passione che ci ho messo. Ve lo chiedo, per favore. Avete visto? Sono già passati ben 8 anni dall'inizio del nostro viaggio e non siamo invecchiati neanche di un giorno. Un po' come Ash Ketchum in tutti questi anni di serie TV. È ora però di prendere un nuovo aereo e partire alla volta del Sudafrica, dove nel 2010 ci attende Shakira a colpi di Waka Waka. E tra una vuvuzela e l'altra finalmente riusciamo ad atterrare ed arrivare. Ben 8 anni fa, se ci pensate. L'Italia all'epoca era campione del mondo e tutti ci temevano. Addirittura negli ultimi 4 anni Milan e Inter erano riusciti a vincere la Champions League, quindi il calcio italiano era là. Là, in alto, lo si vede là. E adesso è diversa. Dopo la parentesi Donadoni e l'Europeo del 2008, ecco ancora una volta Marcello Lippi sulla nostra panchina, con ben 9 campioni del mondo in rosa e un discreto cambio generazionale, almeno sulla carta. Insomma, ci sentivamo pronti per dare del filo da torcere ad ogni singola partecipante. Il sogno del bis di seguito a solo 4 anni di distanza da Berlino e anche la possibilità di raggiungere il Brasile a 5 titoli era qualcosa di concreto. Ci credevamo tutti dal primo all'ultimo. Un dato di fatto che durò veramente poco, proprio il tempo dell'esordio al mondiale, 90 minutini. Paraguay, Slovacchia, Nuova Zelanda ed Italia. E io sono molto sudato adesso. Se non passiamo questo girone, mangio anatre vive partendo dalle zampe. Ricordo di averlo pensato. E poi avevo già 4 anni di esperienza calcistica alle spalle. L'anno della Serie B, anche la Champions League, qualche anno di Serie A, 3 anni di Serie A, insomma, mi sentivo carico, motivato. Quindi mi sentivo anche in diritto di azzeccare un pronostico tanto facile come passare un girone altrettanto facile. E da campioni del mondo in carica, non dimentichiamocelo mai. E invece no, santo il nostro signore creatore, con il Paraguay all'esordio è solamente 1-1. Addirittura dopo essere andati in svantaggio. Ricordo di aver visto quella partita nella piscina del mio paese assieme ai miei amici dopo una pizza. Il gol del vantaggio del Paraguay è una fotografia impressionante della vecchia guardia che abdica. Alcaraz, difensore centrale non irresistibile e con ben 2 gol all'attivo in nazionale, si fa strada tra Cannavaro e De Rossi e di testa, Buca Buffon. La punizione del loro vantaggio nascerà da un presunto fallo di Chiellini che sembra non esserci, ma solamente una cosa è chiara fino a quel momento, siamo sotto. A fine primo tempo poi perdiamo anche Buffon, il nervo sciattico fa i capricci e allora Gigi è costretto a scendere, il mondiale è finito e siamo costretti a tifare per il suo erede di allora, Federico Marchetti. Per fortuna poi il Paraguay ci regalerà il gol del pareggio. Papera finale del portiere Villar con De Rossi che mischia, mette dentro e ci salva dalla prima sconfitta. E poi proprio Villar nel finale si riscatterà con una gran parata su Montolivo, che all'epoca giocava al posto di Pirlo, infortunato, e doveva essere il suo erede. Sì, è andata così, circa è andata così. Nessun problema però, restiamo calmi, non è successo niente. Basterà vincere le prossime 2 e ci qualifichiamo agili per il prossimo turno. Oh, dopo 6 giorni tocca ancora a noi, si affronta la Nuova Zelanda, si può vincere, no, anzi, si deve vincere contro la Nuova Zelanda. Dopo il pareggio col Paraguay all'esordio, si deve vincere. Lippi cambia solo indispensabile, fuori Buffon infortunato e dentro Marchetti. Spazio poi agli altri 10 dell'esordio con un 4-4-2 abbastanza strano, con Marchisio esterno di sinistra e Gilardino Iaquinta in attacco, vabbè. Passano 7 minuti ed è già incubo, ancora una volta svantaggio, ancora una volta punizione, ancora una volta incertezza difensiva, magico. Una deviazione di Reid serve Schmelz, forse in fuorigioco, dopo una goffa deviazione di Fabio Cannavaro. Marchetti non può evitare 1-0 e i fantasmi iniziano a diventare certezze. L'Italia inizia a spingere ed incredibilmente per il 2018 è ancora Montolivo l'uomo più pericoloso dei nostri. Certo, a pensarci oggi è qualcosa di assurdo, ma 8 anni fa Riccardo era un giocatore indispensabile per club e nazionali. Riusciamo a pareggiarla entro la fine del primo tempo, dato che l'arbitro fischia un rigore su Di Rossi e Vincenzo Iaquinta firma l'1-1. Secondo gol al mondiale per Vincenzone, con quello di 4 anni fa contro il Ghana, che sicuramente aveva un altro sapore. Lippi prova a stravolgerla passando al 4-3-3 inserendo Totò di Natale
Natale camorranesi e poi addirittura passini per Marchisio, ultra offensivi. Il risultato? Una parata di Marchetti che ci salva dalla sconfitta, perché a forza di attaccare poi bisogna anche difendere, no? Altro pareggio e dobbiamo per forza di cose sperare nell'ultima giornata contro la Slovacchia di Amsic. È il 24 di giugno, si gioca a Johannesburg, uno strano giovedì pomeriggio in cui si decidono le sorti dei nostri beniamini. Ricordo con affetto questa cosa, ci trovammo tutti a casa di un nostro amico che purtroppo nel 2012 è venuto a mancare a causa di un incidente stradale. Marcellino prova a cambiare tutto, ancora 4-3-3 con gli innesti di Natale e di Gattuso. Oggi bisogna vincere, ragazzi, senza se e senza ma. Senza. Il primo tempo non l'abbiamo praticamente giocato, e anzi grazie Amsic che ci hai graziato. Passa pochissimo e De Rossi decide bene di perdere un pallone mentre saliamo che puzza ancora di qualificazione mancata. Attacco nemico, copertura difensiva, si prova a ripartire con De Rossi che cerca Montolivo e sbaglia il piattone, il passaggio di piattone che neanche in scuola calcio. Recupera la Slovacchia che in un passaggio e tiro incrociato di Vitte che si ritrova in vantaggio. Primo pericolo azzurro arriva nel secondo tempo dopo un ennesimo cambio di sistema di gioco. Lippi inserisce i più propositivi Maggio, Pirlo e Quagliarella e l'Italia inizia a macinare gioco incredibilmente. Andrea si era finalmente ripreso dall'infortunio e probabilmente con lui a disposizione staremo parlando di un altro mondiale, ma non lo sapremo mai. Fabio addirittura sfiora l'1-1 con l'ex Liverpool Skrtel che salva sulla linea. Ed è proprio questa trazione anteriore che ancora una volta ci farà male perché subiremo la doppietta del loro bomber. Fine dei giochi, come diceva Saverio, il mio amico che ci ha ospitato in quel brutto pomeriggio. O forse no. Proprio sullo 0-2 l'Italia trova quel mordente che era mancato fino a quel momento. Forse c'è il miracolo. Attenzione! Di Natale trova un facilissimo tapin con cui si accorciano le distanze. E 2-1, ragazzi, non succede, ma se succede. Tanto siamo fuori anche in questo momento. Perdere 2-1 e perdere 3-1 cosa cambia? Dai, ragazzi, crediamoci! Tutti all'attacco! Non ci dobbiamo fermare! E infatti succede, sì, succede. Però il loro 3-1. Kopunek segna il 3-1. Ancora una volta tra le incertezze difensive azzurre. Ecco, adesso è finito davvero. Game over, non c'è più niente da fare. Forse no. Quagliarella si dimostra essere il giocatore con più voglia, estro e fantasia di tutta la spedizione azzurra. Da tre quarti campo trova un gol bellissimo con un pallonetto morbido che si appoggia in rete. Attenzione, 3-2, basta un gol, basta una rete, una. È il quinto minuto di recupero. Tutto il paese è bloccato con il fiato sospeso. La tensione si può tagliare con un grissino che taglia il tonno. Rimessa lunga. Giorgio Chiellini se ne incarica. Attenzione, non fa la capriola come si sono viste questi mondiali, ma Giorgio ha una gittata lunghissima. Il pallone passa sul secondo palo ed è lì, tutto solo. C'è Simone Pepe. Non ci si può credere. Ha tutto il tempo di caricare. Simone Pepe, fallo! Mandaci avanti! Potrebbe essere la qualificazione meno meritata della storia, ma a noi non ce ne frega niente. Avanti Simone, buttala dentro! And then guys, is how I met the bestemmie. Giusto uscire così dopo tre partite brutte mai giocate. Con il senno di poi è comunque sempre tutto più facile, ma quel mondiale lo ricorderò con degli errori grossolani. Lippi probabilmente ha cercato più la riconoscenza verso il gruppo storico portando giocatori che in realtà avevano finito il ciclo in nazionale. Con giocatori di qualità come Di Natale, Quagliarella, Pirlo, Bonucci, che magari meritavano anche un qualcosina in più e che invece hanno dovuto guardare. E tanti campioni come Gattuso e Cannavaro che in Sudafrica hanno salutato, senza dimenticarci ovviamente Marcello Lippi. La Spagna vincerà 1-0 con gol di Iniesta contro l'Olanda di Robben e di Schneider e si laurerà campione del mondo dopo aver vinto anche l'Europeo del 2008. E nel 2012 farà anche il bis europeo, proprio contro l'Italia di Prandelli, di Cassano e di Balotelli. E quindi nel 2012 arriviamo in finale, quindi qualche segnale di ripresa era evidente. Questa sera, c'è delirio al Maracanã. Eccoci quindi arrivati al 2014, questa volta andiamo in Brasile. Ah, eccoci in Sud America, che bello, la samba, i pappagalli, il calcio, il Cristo Redentore. A differenza del 2010, dobbiamo rimboccarci le maniche per cambiare il senso di marcia di quell'orrenda Italia. L'ho appena detto, la Spagna ci ha tolto l'Europeo, ma Prandelli ha fatto un lavoro super. Sono sicuro che questa nazionale tornerà a stupire, emozionarci e soprattutto a vincere.
vincere. Stavolta però il girone è più tosto rispetto al 2010. Inghilterra, Uruguay e Costa Rica. Vabbè, Costa Rica, sulla carta gli americani sono una vittima sacrificale, la classica squadra materasso a cui tutti faranno una goleada. Beh, all'inizio si credeva che Italia e Inghilterra avrebbero lottato con le unghie e con i denti per il primo posto nel girone. E iniziamo proprio il nostro mondiale contro la squadra della regina. Ricordo benissimo quella partita perché proprio come in questi giorni nel nostro paese era in corso quella festa medievale di cui vi parlavo prima. Il sabato sera mi vestì unendo i colori della mia cerchia a quelli della nazionale. Il bar del mio paese era stracolmo, le persone proprio non ci entravano più, neanche uno spillo forse, non ci si muoveva. Ci credevamo tutti, il 2010 era ancora qua e Prandelli sembrava la persona giusta per risollevarci, sembrava. Le convocazioni non erano neanche state così tremende, avrei cambiato sicuramente un paio di innesti, ma tutto sommato andavamo bene. A Manaus, il 14 giugno 2014, il mondiale dell'Italia parte incredibilmente con il piede giusto. Un paio d'ore prima addirittura avevamo esultato per una sorpresa incredibile. Il Costa Rica aveva battuto 3-1 l'Uruguay, cioè assurdo. Battendo l'Inghilterra, quindi il primo posto nel girone ormai è scontato. E dopo soli 35 minuti, Claudio Marchisio regala un urlo di gioia a tutta la nazione. Calcio d'angolo preparato in allenamento con palla battuta corta. Passaggio per il pericoloso e rigenerato Andrea Pirlo, capitano per l'occasione che, con intelligenza, lascia scorrere il pallone con un gran velo. Marchisio la stoppa, la sistema, si prepara e lascia partire un bolide che trafigge Joe Hart per 1-0 azzurro. Sembra tutto perfetto, se non fosse che una disattenzione azzurra dopo solamente 2 minuti fa trovare l'1-1 all'Inghilterra, ma dettagli. Cross dalla sinistra, palla che attraversa tutta l'area e trova tutto solo sul secondo palo un Lesto Sturridge che insacca. Diciamo che Paletta, titolare al mondiale, proprio non ce lo meritavamo, eppure era successa pure quella. Si va a riposo dopo l'1-1 e Balotelli e Candreva che non trovano la rete dopo numerosi tentativi. Ed è proprio al quinto minuto del secondo tempo che proprio questi due giocatori ci regalano una gioia. Discesa sulla destra Antonio, finta di cross, rientro sul mancino e pallone sulla testa di Mario. Vantaggio azzurro che sarà definitivo. L'Inghilterra ci prova e spreca qualche pallone che potrebbe riaprire la partita. Poi al 93esimo Pirlo stampa sulla traversa una delle sue magiche punizioni. Finisce qui. Italia e Costa Rica a 3 punti dopo i primi 90 minuti ed Uruguay ed Inghilterra giù nel baratro. E si potrebbe già chiudere il discorso contro gli americani al mondiale se non fosse che il Costa Rica accade veramente l'impossibile. I primi 40 minuti di gioco sono anche piacevoli, con Italia e Costa Rica che non si vogliono fare del male o comunque che non ci riescono. I nostri avversari hanno un punto debole, il lancio lungo oltre la difesa, e infatti Pirlo e Balotelli ci provano più volte. Alla prima nasce una bellissima sponda di Mario e un tiro strozzato di Thiago Motta che non impensierisce il portiere. Le altre due occasioni sprecate da Balotelli. Eppure, a 60 secondi dal riposo, arriva il gol del Costa Rica. Ruiz viene completamente dimenticato, ancora una volta, sul secondo palo. Prandelli prova a cambiare qualcosa dentro Insigne, Cerce e Cassano per vedere cosa succede. Pirlo tenta di sfondare il muro di Keylor Navas, ma il portiere si supera. Sugli spalti i tifosi iniziano a festeggiare, perché sono gli unici qualificati al prossimo turno del mondiale. Incredibile. L'Italia può però permettersi anche il pareggio contro l'Uruguay per una migliore differenza reti. L'Inghilterra ormai è eliminata. Il Costa Rica è in paradiso. È il 24 giugno 2014, siamo a Natale. Prandelli cambia formazione per la terza volta in 3 partite, e questa volta è difesa a 3, con la BBC e Buffon presenti. Pirlo, Verratti e Marchisio sono una mediana di assoluta qualità, con De Sciglio e Darmian sugli esterni e davanti una coppia strana, Balotelli e Immobile. Sulla carta forse la formazione migliore in assoluto. Mi ricordo che con i miei amici ci trovammo a casa di un altro nostro amico dopo una grigliata, dato che si giocava di pomeriggio. E quando si gioca di pomeriggio la partita definitiva per passare il turno del mondiale non va mai bene. I primi 45 minuti di gioco non sono emozionanti. Rischiamo poco e nulla con Buffon bravo a disinnescare l'unico tentativo di Suarez. Eppure Balotelli e Immobile non sembrano fatti per giocare insieme, soprattutto Mario in una giornata no, rimedia anche una munizione inutile per proteste. È proprio per questo motivo che Prandelli lo lascia nello spogliatoio, entra Parola al suo posto. La Barez allora cerca di imitare Prandelli, inserisce un altro difensore centrale e si mette a specchio. Uruguay è ancora pericoloso, Buffon ancora decisivo. La partita è statica e brutta, sembra uno 0-0 dichiarato. Fino all'episodio decisivo, perlomeno. Marchisio è in possesso del pallone. Per evitare l'intervento di Alevalo Rios, il giocatore avversario, esegue una piccola Veronica. Quella Veronica deciderà il mondiale dell'Italia, in negativo però. Claudio con il piede d'appoggio affonda il colpo su Rios. L'arbitro ci guarda e ci sventola in faccia un simpaticissimo cartellino rosso. Incredibile, gli azzurri sono tutti infuriati. Come si può espellere un giocatore che per tutta l'azione ha avuto il controllo del pallone? Eppure è tutto vero. Azzurri in 10 e sulle ginocchia. L'Uruguay allora ci prova, passa una formazione molto offensiva con 3 punti, inizia a bombardare la porta di Gigi che ancora una volta ci salva. Verratti e Immobile sventrano la bandiera bianca per qualche infortunio ed entrano i velocissimi Thiago Motta e Cassano. Cercate di immaginarlo, siamo in Brasile e c'è caldissimo perché siamo in estate. Giochiamo un mondiale con la difesa 3 in 10 e dobbiamo contare sulla velocità degli incredibili Thiago Motta,
Cassano, Parolo, Pirlo, mamma mia. Capirete benissimo, lo siamo condannati ormai, non può succedere nulla. E invece attenzione, attenzione perché la ruota della fortuna gira in nostro favore. Suarez impastisce, decide di mordere Chiellini. Tra l'altro, oltre a essere un gesto antisportivo, è anche recidivo perché l'aveva già fatto con Ivanovic in questa stagione. L'arbitro ovviamente non vede nulla. Giorgio si spoglia, fa vedere le arcate stampate e tatuate sulla sua schiena, sulla sua spalla. Ma l'arbitro dice no, non ho visto, mi dispiace. Cioè, le testate nelle finali mondiali, i morsi sulle spalle nei gironi, a noi succedono veramente sempre tutte. Però va bene, l'altra volta è andata meglio. Prima l'espulsione di Marchisio, adesso questa espulsione che non è stata data. Insomma, la partita andava tutta in quella direzione, c'era poco da fare. Però ehi, attenzione, ci stiamo dimenticando una cosa. Siamo ancora 0-0, col pareggio passiamo noi. È il minuto 81, l'Italia ha la lingua a penzoloni, arriva fino qua. Corner per l'Uruguay. E cosa succede? Godin, dopo aver deciso la Liga e quasi la finale di Champions, decide pure di eliminare l'Italia dal Mondiale. Super torsione, impatto decisivo e pallone imprendibile per Superman Gigi. Ci sono altri 10 minuti da giocare, ma l'avevamo già detto, tutte le premesse sono a favore dell'Uruguay. Italia eliminata con l'Inghilterra. Fuori gli europei, passano sugli americani. Come se non bastasse, quel pomeriggio riesco anche a rompere il parabrezza della macchina del mio amico solamente toccandogli lo specchietto e mi sono partiti 300-400 euro, quindi proprio bellissimo, la mia giornata preferita di sempre, fantastica. Ed è da quel giorno, ragazzi miei, che l'Italia non gioca una partita del mondiale. Italiana, oggi Berlino è molto lontana. Vabbè, di quest'anno nemmeno parlo, cosa c'è da dire? Dopo un bel europeo con Conte e comunque una buona parentesi Ventura, abbiamo deciso di buttare tutto all'aria con quel playoff con la Svezia. E quindi ad oggi, invece che parlarvi di questa Coppa del Mondo, non posso fare altro che ricordare con disprezzo gli ultimi due mondiali disputati. Nel 2006 abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed eroico. Nel 2002 siamo stati sfortunati contro la Corea. Nel 98 ci hanno eliminato i francesi. E quest'anno guardiamo tutti in televisione, che bello. Comunque quel mondiale 2014 sarà poi vinto dalla Germania con gol di Super Mario Götze contro l'Argentina di Messi e Higuain. Ad oggi il mondiale 2018 è più vivo che mai e tante squadre sono pronte a risultare. E per tutti i miei aggiornamenti mondiali in tempo reale ti invito a passare qui sotto in descrizione e a cliccare sul mio profilo Instagram. Lì sono molto, molto, molto più attivo rispetto al canale. Ultimamente è un po' un disastro, ma quando riesco provo a portarvi dei video interessanti come questo. Un po' lunghetto, forse il video più lungo in assoluto che ho fatto, ma secondo me è molto interessante. Mi piacerebbe puntare molto su questo format. Quindi chiedo anche a voi, cosa ve ne pare? Lasciatemi un commento con un feedback, un mi piace, un non mi piace e magari se non vi piace spiegatemi anche il perché. Io ragazzi non posso fare altro che salutarvi e augurarvi in bocca al lupo per il proseguimento del vostro mondiale. Noi non ci siamo qualificati, ma tanti, tanti altri tifosi continuano a sognare di poter alzare la Coppa del Mondo.